soprattutto un presepe inclusivo. La Madonna è in sedia in una carrozzina per far capire che la carrozzina serve solo per spostarsi, ma sopra c'è una donna che può procreare, perciò non dobbiamo chiamarla disabile, dobbiamo chiamarla col suo nome. Per questo il messaggio di inclusività, come San Giuseppe, che è senza gambe, senza mani, senza naso, però è un uomo a tutti gli effetti. Allora forse i disabili siamo noi che non riusciamo a capire che veramente questo messaggio di inclusività va capito nel profondo. È un presepe di tutti e per tutti, quello che fino a domenica 18 per l'intero weekend sarà visitabile a Villa Margherita, un presepio senza giudizi né pregiudizi per un Natale più autentico, più vero. Alessia, quando io l'ho chiamata, ha detto io voglio fare la Madonna. Oggi sono molto emozionata perché è molto strano fare un presepe vivente, per me è la prima volta. Alessia che lancia un messaggio preciso. Per le persone che devono ancora capirlo, la carrozzina è un mezzo che di sostegno per noi e non è un ostacolo. Ostacoli che continuano a essere solo nella mente. Il messaggio che parte da Villa Margherita, dove si sta tenendo anche un villaggio di Natale con il cuore pulsante del volontariato trevigiano, ma gli occhi sono tutti per lui, Ismael, il Gesù bambino. È stata una bella cosa per me, è la prima volta che lo facciamo e sono contenta. Grazie mille alla signora Mirella di aver pensato a mio figlio per essere Gesù bambino.